Sì, questi tre tempi sono serviti per vedere tante cose, insomma dare minutaggio a chi ovviamente non aveva avuto tanto minutaggio, perché questa è stata una preparazione anche un po' particolare, perché tanti giocatori sono arrivati un po' alla spicciolata e quindi avevo bisogno di vedere gente che era arrivata dopo, insomma ho avuto buone indicazioni. Ma la cosa che ci tengo a dire è che voglio fare i complimenti ai ragazzi, perché per questo periodo, ormai sono 30 giorni che siamo insieme, un mese, davvero sono stati impeccabili, esemplari, davvero si sono fatti insomma, trovare pronti, hanno sudato, hanno faticato, i carichi di lavoro sono stati altissimi e sono stati dei grandi professionisti. Hanno chiuso un ritiro comunque estivo positivo, ci sono degli aspetti da migliorare, insomma la squadra ancora in costruzione, sappiamo che ci mancano un po' di cose, insomma siamo in attesa, insomma, della fine del mercato, perché comunque la squadra è ancora in costruzione, però quelli che ci sono sono stati tante, tante cose positive e tante cose su cui dobbiamo lavorare. E sugli aspetti che sono positivi dobbiamo rinforzarli, sono sicuro che insomma, sarà un finale, insomma, di agosto difficile, perché ci sono tante partite, 5 partite in 15 giorni, però insomma ci faremo trovare pronti. Ma guarda, io credo che al di là dei due gol subiti, perché vengono da due insomma, calci piazzati, il rigore inesistente, l'arbitro è stato fin troppo generoso e insomma il piazzato finale insomma alla fine del terzo tempo, però io direi che la partita è da considerare soprattutto nei primi 90 minuti, che sono stati molto positivi, sono state cose fatte bene, giuste. Da dietro possiamo costruire meglio sicuramente, ci sono stati un po' di errori di scelta soprattutto. La scelta di Amrabat titolare ha stupito noi, sicuramente non lei. Sinceramente ho conosciuto un grande uomo, mi ha dato disponibilità in questo periodo qua, nonostante tutte le voci di mercato che lo riguardano, però è un grande professionista, un grande ragazzo. Ha dato disponibilità a giocare, insomma, l'ho buttato dentro, ha fatto una grande prova. Cosa ti aggiunge Tegea? C'è un profilo di questo livello, c'è stato un anno fermo, però un portiere è una leggenda, quindi se ci vuoi raccontare qualcosa di questo ragazzo. Ma ovviamente la sua carriera parla per lui, De Gea è un grande portiere di caratura internazionale, ci porta esperienza, ci porta grande personalità anche nello spogliatoio. Si è messo subito a disposizione, è rimasto a Firenze ad allenarsi e insomma adesso da lunedì iniziamo ad allenarlo. Ci vuole un po' di tempo per metterlo in condizione, perché lui viene da un anno di inattività, però sappiamo che insomma, è un giocatore molto importante per noi.